Psicologo on the road, di cosa si tratta, di cosa parla il progetto, quando è nato e cosa si prefigge? Allora, il progetto Psicologo on the road nasce quest'estate, sinceramente, mentre insieme a degli amici psicologi ci siamo chiesti come fare ad far arrivare, diciamo in maniera più semplice e più quindi informale, lo psicologo nelle case delle persone italiane. E ci è venuto in mente di fare qualcosa di itinerante, che si muovesse all'interno delle cittadine e delle città, e quindi abbiamo sposato l'idea di un camper che abbiamo reperito tra gli amici che generosamente ce l'hanno offerti, e poi abbiamo cominciato a interpellare i comuni toscani. Quindi un giro attraverso tutta la Toscana. Sì, però il primo comune che effettivamente ci ha accolto, accolto a braccia aperte, è stato il comune di Figline in Cisia, che vuoi perché l'idea era accattivante, vuoi perché l'amministrazione è di un'età media composta da giovani, molto bassa, quindi ha ritenuto che questa idea fosse effettivamente un'idea che potesse avere successo anche in cittadine un pochino più periferiche. Tra l'altro lo psicologo come idea di professionista di riferimento è una figura ancora che in Italia non è molto accettata, c'è sempre un po' di diffidenza, e quindi farlo partire in un paese, anche se abbastanza popolato, poteva essere un'idea che avesse avuto un pochino di difficoltà a partire. In realtà ci siamo accorti fin da subito che il progetto è decollato immediatamente. Noi abbiamo le agende piene, e tra l'altro i nostri incontri sono di 30 minuti, ne offriamo 5 per ogni cittadino nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, sia a Figline che a Incisa. Un'altra cosa importante è che finalmente si riesce a portare lo psicologo nelle case, cioè in questo caso è proprio lo psicologo che va dai cittadini e non il cittadino che va dallo psicologo, perché l'idea del camper, quindi lo psicologo itinerante, è molto, ripeto, comodo anche per la popolazione. E con questo progetto finalmente si può pensare a fare prevenzione primaria. Come diceva il nostro presidente dell'Ordine Nazionale degli Psicologi, Davide Lazzari, appunto, per fare un grande risparmio a livello sanitario è indispensabile che i cittadini cambino stile di vita, ovvero facciano una prevenzione primaria che parte proprio dalla figura dello psicologo. Ecco, se le persone di cui voi venite a conoscenza avessero bisogno di altri incontri oltre ai primi 5 incontri iniziali, come possono, si devono comportare? Attraverso appunto una richiesta diretta agli psicologi e agli psicoterapeuti che aderiscono a questo progetto, possono chiedere direttamente un appuntamento presso i loro studi e possono proseguire con un prezzo agevolato, tra l'altro, il loro percorso psicoterapeutico. Ecco, l'ultima domanda: il progetto so che è stato promosso dal comune di Figline in Cisia. Sì. E quindi voi ne siete orgogliosi? Orgogliosi. Siamo orgogliosi in più sensi. Orgogliosi per essere stati i primi a livello nazionale a pensare a un progetto del genere, e orgogliosi di essere stati ricevuti a braccia aperte dal comune di Figline, che nei vari personaggi come per esempio Samuele Venturi, Sonia Muraca, la sindaca e tutti gli assessori sono veramente stati molto felici di accogliere un progetto così innovativo, e io ringrazio veramente di cuore.